Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Alessandra e oggi parliamo di una trilogia che penso ormai tutti quanti conosciate, che ne sento parlare a bizzeffe e che ammetto di non aver mai letto prima, ovvero Shadowhunter. Questa volta parliamo di Infernal Devices della Claire. Iniziamo subito. Quelli che vi andrò a mostrare oggi sono veramente un book porn. Non sto scherzando perché la nuova edizione è praticamente pazzesca e spero di andare a recuperare anche The Mortal Instrument con la stessa edizione. Più che altro perché io ho una fissa, devo avere tutti quanti i libri della stessa edizione perché altrimenti mi innervosisco. Infatti non sapete quante serie ho lasciato un attimo in stand-by per cercare di trovare gli altri libri uguali. Ditemi che non sono la sola, per favore lasciate un commento. Quindi partiamo subito, lo so che cosa andrete a dire. Ma questo è un occhio della testa? Lo so, è stato un regalo, quindi di conseguenza posso dire a mia discolpa che è stato un regalo e di conseguenza me ne lavo un po' le mani. Però la trilogia è composta da il primo volume, ovvero l'angelo. Che meraviglia, guardate. Fantastico, anche la costa, quanto è bella. Va bene, il secondo volume, ovvero il principe, e il terzo volume, ovvero la principessa. Quindi partiamo subito dall'inizio. Che cosa ci aspettiamo, diciamo, da questa trilogia? Perché molti di voi sicuramente conosceranno la Claire per The Mortal Instrument, oltre al fatto che, vabbè, non parliamo di serie TV e film, che è meglio evitare, però io The Mortal Instrument l'avevo iniziata quando era uscita. E anzi, avevo anche due dei libri, due dei primi libri, ho iniziato a leggerlo, ero tipo, non mi piace. Sarà che ero piccola, sarà che non era il momento, sarà che l'edizione comunque sia, lasciava un po' a desiderare perché era molto piccola la scrittura, era un tascabile praticamente così piccolo da 5 euro, quindi magari anche quello non ha agevolato la mia voglia, diciamo, di leggerlo. Quindi a volte l'edizione e i soldi che spendi valgono la pena. Dando le ciance. Quindi, diciamo, mi ero sentita totalmente in colpa per non aver mai letto Shadowhunter, perché con chi parlavo, no, ma la devi leggere, no, ma è fantastica, la scrittura della Claire merita un sacco, così, colà. Insomma, alla fine il mio ragazzo ha deciso di regalarmi la trilogia e ho detto, vabbè, è il momento buono, diamogli un'opportunità. Opportunità che si è rivelata massacrante per il semplice fatto che io ho terminato la trilogia in 4 giorni scarsi. Sì, parliamo di 400 pagine per uno più o meno. Io l'ho terminata in 4 giorni. La notte io non andavo a dormire finché non terminavo quantomeno 4-5 capitoli, minimo. E poi durante il giorno trovavo il momento per andare a leggere quello, andare a leggere quell'altro. Insomma, è stato un delirio totale. Mai letta, no, bugia, ho letto anche Caravelle in poco tempo, quindi mi aspettavo una cosa che non mi prendesse, che mi dispiaceva un sacco anche andarlo a dire al mio ragazzo, no, senti, vedi che non mi è piaciuto e quant'altro, invece, caspita se non mi ha preso. E quindi adesso vorrei dare anche un'altra chance comunque a The Mortal Instrument. Vediamo, appena il mio portafoglio si gonfia un po' però. Perché ovviamente, come dicevo, il cofanetto insieme, questo costa sulle 50 euro. Quello di The Mortal Instrument, che si compone comunque sia tre della prima trilogia, tre dell'altra, quindi 6 volumi, e costa intorno ai 90 euro, 87 euro insomma su Amazon. E poi non c'è più il cofanetto, perché non lo trovo più disponibile, quindi di conseguenza dovrei acquistare i libri singolarmente. Ma io, come è successo con Caraval, come è successo col Principe Prigioniero, come è successo anche con Shadowhunter, ho la necessità di leggere i libri di seguito. Infatti con La Chimera di Praga, per esempio, mi sto trovando un po' male perché ho stoppato la lettura dopo il primo volume e adesso ho riacquistato gli altri due per continuare la lettura, quindi devo un attimo ringranare, diciamo, la marcia. Oltre questo, di che cosa parla esattamente la trilogia di Infernal Devices? Allora, innanzitutto non ci troveremo i personaggi che troviamo in The Mortal Instrument, perché comunque sia parliamo di secoli dopo.
Qui ci troviamo in un'epoca più che altro vittoriana, a Londra, e come protagonista c'è la nostra Tessa Gray, Teresa Gray, che è uno dei personaggi che, non lo so, ho provato un odio e t'amo continuo con lei. All'inizio mi è sembrata veramente insopportabile e poi pian piano l'ho trovata ancora più insopportabile, poi qualche volta mi faceva qualcosa che mi piaceva. E poi a un certo punto risprofondava, diciamo, nel fatto non mi piaci, non mi piaci. Però comunque, tutto sommato, è un personaggio molto molto caratterizzato e dopo vi dirò anche il perché. Quindi ci troviamo con questa protagonista, diciamo, che si trova a fare un viaggio che lascia New York per andare a Londra per incontrare il fratello, ma il fratello effettivamente non lo incontrerà mai, perché viene rapito dalle signore oscure. Queste signore oscure che poi effettivamente cercano in tutti i modi di farla scoprire a Tessa o meglio, migliorare e far uscire il suo potere, ovvero che lei è un mutaforma. Questo non è un grande spoiler, si sa sin da subito. Non vi dirò come è diventata una mutaforma, diciamo le sue origini, perché tanto si verrà a sapere alla fine del terzo libro, cioè avrete tempo per scoprire, per fare tutte le ipotesi del caso, per innervosirvi e quant'altro, insomma, quindi non ve la prendete con me. A un certo punto viene salvata, anche io vorrei essere salvata da lui, ovvero parliamo di Will Herndale. È lui praticamente, raga, è lui. Un solito belloccio con i capelli scuri. Fantastico. Allora, innanzitutto non ci troveremo con i personaggi presentati in The Mortal Instrument e che conosciamo ormai a menadito. No, qui ci troviamo in una Londra vittoriana, molto molto ben descritta. Vi giuro che io passeggiavo praticamente nei vicoli, mi trovavo su ponti. Ho immaginato qualsiasi cosa, la pena della Claire in questo caso è veramente impeccabile, vi giuro, l'ho amato alla follia questo, soprattutto il world building, da brivido. Quindi, i nostri protagonisti chi sono? Tessa Gray, Will Herndale e Jem Custer, come lo vogliamo chiamare. Tessa è la nostra protagonista che si trasferisce da New York a Londra per vedere il fratello, ma che non troverà mai, non andrà mai a trovarlo e praticamente, cioè, è sfortunata, non ci possiamo fare niente. Al posto invece del fratello si trova le sorelle oscure che la rapiscono, che la tengono segregata, diciamo, in un posto e vanno a infierire su di lei cercando in tutti i modi di far uscire il suo potere, ovvero quello di essere un mutaforma, per cercare di educarla ad usare il suo potere e a migliorarla. Per quale motivo? Pian piano diciamo che i tasselli del puzzle si vanno a concretizzare e a incastrare tra di loro. Però la vera natura di Tessa, il perché è così e quant'altro, lo vedremo soltanto alla fine del terzo libro, quindi c'è molto molto tempo che potete tranquillamente sbizzarrirvi, come ho fatto io, con tutte le teorie più disparate. Fantastico, è una delle parti che ho apprezzato maggiormente del libro, perché sono andata a scervellarmi praticamente su. Ma questa chi caspita è? Dunque, eravamo rimasti che Tessa si trovava dalle sorelle oscure ed era stata rapita. Viene salvata da Will Herndale. Fantastico. Lui, tutto macio, con i capelli scuri. Cioè, chi è che non si innamorerebbe soltanto a guardarlo? In ogni caso, viene salvata e viene portata in automatico nell'istituto degli Shadowhunter perché Will è uno Shadowhunter, ovvero un ammazzademoni. Viene chiamato Nephilim. Insomma, fantastico. In questo istituto farà la conoscenza di altri personaggi che, bene o male, li ho amati e odiati. Ce n'erano alcuni che pian piano mi hanno detto: ma che caspita, cioè non sei normale. Altri personaggi che sin da subito
mi hanno rapito il cuore. Gemma. C'è Gemma che praticamente, raga, vi giuro, ditemi quello che volete, ma è un cucciolo da proteggere. E è la mia vita. E ho pianto come non mai, perché comunque si sa, è una cosa risaputa, che Gemma è malato. Sin dal primo libro lo dice, in fin dei conti, sotto mentite spoglie, sotto alcune cose, però sin da subito si sa che comunque sia il ragazzo non sta bene. Quello che succederà poi successivamente, poi farò una parte spoiler, diciamo, dove vi dico tutto. Adesso è giusto una cosa introduttiva per dirvi cosa ne penso in generale dei libri singolarmente. Quindi, l'angelo. Ben caratterizzati i personaggi. Tessa fastidiosissima, nel senso non l'ho odiata come molti dicono, è un personaggio odioso, fastidioso e quant'altro. È un po' stupido, diciamo, ha una mentalità molto molto chiusa, però l'ho giustificata, tra virgolette, con la bravura dell'autrice a creare un personaggio in linea con la mentalità e le tradizioni dell'epoca. Quindi di conseguenza, se alcune cose possono sembrarci un po' sessiste e maschiliste, dette anche dalla bocca di una donna, è semplicemente perché la cultura e la tradizione e l'ideologia di quell'epoca era in questo modo. Quindi diciamo che non mi sono fossilizzata su questo parere e ho sempre avuto un rapporto di odio e t'amo con Tessa, però va bene. Cioè, ho messo da parte il nervosismo ogni volta che parlava, perché ogni volta non so perché nella mia testa la sentivo come se fosse un'oca, non un'anatra, perché altrimenti Will scappa. A buon intenditor, poche parole praticamente. Però in ogni caso, diciamo che non l'ho odiata tantissimo, almeno all'inizio sì, perché all'inizio non capivo. Alla fine del primo libro mi sono iniziata a porre delle domande. E mi sono data anche delle risposte da sola, praticamente, dicendo che appunto è una questione principalmente di ideologia vittoriana. Quindi di conseguenza, invece di criticare il personaggio, faccio un applauso all'autrice che è riuscita a crearmi un personaggio così ben strutturato, che mi ha fatto odiare, perché giustamente io l'ho letto con gli occhi, diciamo, e con la mia mente, la mia ideologia. Quindi a leggere certe frasi, un po', non lo nego, diciamo, ho storto un po' il naso. Però poi pian piano ho iniziato a capire, a comprendere e anzi ad apprezzarla. Quindi è un personaggio che è stereotipato all'epoca. Quindi se è odiato è semplicemente perché la pensa in una maniera diversa, si trova in un'epoca diversa dalla nostra. Anche se alcune cose non giustificano i suoi fatti. Andiamo avanti. Quindi, cosa ci dobbiamo aspettare dall'angelo? Tutta un'introduzione a quello che poi succederà nel principe e nella principessa. Praticamente un excursus con protagonista Tessa che cerca di capire chi è. Ogni 3x2 rischia di essere rapita per un fine che si scoprirà alla fine. Scusate il gioco di parole. È un Will che è bello e dannato, è il solito finto bad boy, chiamiamolo così, perché cioè, si vede che comunque si è tenerino in fin dei conti, è soltanto una corazza. E poi nella parte spoiler vi dirò tutto il resto. Il secondo volume, ovvero Il Principe. Qui nella copertina potete vedere Gemma, quindi momento fangirl. Nel secondo libro, ammetto che, ci sono stati dei passaggi che mi hanno lasciato veramente, veramente di stucco, perché, mi ha rapita completamente la storia. Sono rimasta andando in affanno praticamente per continuare la lettura e finirla in maniera molto veloce. Quindi penso che comunque sia alla fine farò una rilettura totale con un po' più di calma, anche se non penso che riuscirò a essere calma perché ci sono certi passaggi che mi hanno lasciato veramente col fiato sospeso, ma in tutte e tre parlo. E quindi di conseguenza, magari per la mia lettura un po' troppo veloce per sapere cosa andava a succedere e come andava a finire soprattutto, magari alcuni passaggi non me li sono goduti appieno.
Quindi penso comunque sia di rifare una rilettura appena terminerò di leggere i 3.585 milioni di libri che ho in libreria da leggere. No, vabbè, non sono tantissimi, però comunque devo finire di leggere. Fantastico. Quindi di conseguenza, cosa ci troveremo nel secondo? Una cosa che non vi posso proprio dire, dai, è uno spoiler. In fin dei conti, parleremo nella parte spoiler. Vi dirò semplicemente che questo volume forse è uno dei miei preferiti. È un gradino sotto la principessa per svariati motivi, però merita tantissimo. Ah, comunque, una cosa che mi ero dimenticata di dire è che comunque io sono un po' ignorante in materia. Nel senso che io all'inizio, quando ho iniziato a leggere l'Angelo, mi aspettavo che la Claire desse un po' per scontato, diciamo, alcune parti, nel senso della creazione che cos'è il mondo nascosto, che cosa sono i Shadowhunter, cosa sono i Parabatai e quant'altro. Quindi mi aspettavo un qualcosa di molto, come posso dire, tralasciato, perché dava per scontato che avessimo letto The Mortal Instrument, anche se questo è un prequel, è uscito successivamente, quindi di conseguenza magari pensava questo, e quindi all'inizio ero super terrorizzata, vi giuro, però iniziare da questi non preclude assolutamente la piena conoscenza del mondo che ha creato, assolutamente. Io sono entrata tranquillamente in pieno possesso di tutte le conoscenze necessarie per capire e per immergermi nella storia. Parliamo della principessa al volo e poi parte spoiler. La principessa, il libro che mi ha fatto piangere. Sin da pagina 200 mi ha fatto piangere, disperata fino a, poi sono rinsavita un attimo, poi ho pianto di nuovo per le ultime 150-200 pagine, insomma. Quindi è quello più cicciotto della trilogia, c'è un perché comunque, perché c'è un sacco di roba all'interno. La Claire non si perde assolutamente in fronzoli, anzi va dritto al punto, con descrizioni veramente magistrali, perché mi sono piaciute un sacco. E quindi alla fine di tutto il ciclo si completa. E abbiamo anche, almeno in questa edizione, ci sono anche delle parti alla fine. Alcune scene sono state disegnate. Non ve le mostro perché altrimenti sono spoiler, le faccio vedere dopo. Comunque, è un finale veramente, veramente bello che mi ha lasciato a bocca aperta. Sono rimasta male per certi versi, per altri no. Quindi, diciamo che è un finale azzeccatissimo e che un po' mi aspettavo, ecco. Bene. Vi ringrazio per essere rimasti fino qui. Se non avete ancora letto la trilogia, vi consiglio di stoppare qui il video e di tornare tranquillamente quando avrete letto The Infernal Devices, altrimenti restate con me per la parte spoiler. Bene, chiacchierata parte spoiler. Quindi, se non vi siete ancora andati, andatevene, siete ancora in tempo. 3, 2, 1, inizio subito, cioè senza perdermi in chiacchiere, perché io aspettavo questa parte spoiler da non so quanto tempo. Allora, Tessa, iniziamo da lei. Figlia mia, veramente, deciditi. Ok, d'accordo, stai scegliendo tra Will e Gemma, cioè non è che possiamo fare chissà che cosa, è ovvio, chiunque sarebbe un po' confuso, che salterebbe da fiore in fiore, però, caspita, un po' di ritegno, un pochino di ritegno. Cioè, quando... Allora, abbiamo visto che comunque sin dall'inizio aveva un amore praticamente spassionato nei confronti di Will. È la persona che l'ha salvata, è la persona che le è stato prima vicino e quant'altro, quindi diciamo che la storia d'amore tra i due era papabile proprio, cioè la tensione sessuale era ai limiti storici. Il problema è che poi, vabbè, è subentrato Gem. Però comunque, cioè io non ho visto tutto questo amore sin dall'inizio, amicizia, affetto, fratellanza, e poi
l'amore è sbocciato così dal nulla. Cioè, sì, ci sono state alcune parti, ci sono state alcune cose che, raga, i pianti. Però comunque, personalmente, me l'aspettavo, me la sarei sempre aspettata con Will. Cosa che poi è successa, ok, d'accordo, ci ha avuto anche figli, va bene, d'accordo. Però, boh, cioè, è stata un po' una cosa fortuita, perché altrimenti si sarebbe sposata tranquillamente con Gemma. Cioè, non ci prendiamo in giro. Cosa che poi è anche successa, caspita. Perché adesso parlerò in generale e vi spiego tutto. Quindi siamo arrivati al punto che Gem, l'avevo detto già prima, malato. Perché quando ho scoperto il perché Gem fosse malato e avesse bisogno della droga per campare, che poi campare non era perché era sopravvivenza finché la droga non l'avrebbe ucciso. Io sono rimasta basita perché uno dei miei personaggi preferiti in assoluto mi stava per morire davanti. Quando poi mi è morto effettivamente, c'è stata la parte in cui Will sente che il suo legame da Parabatai con Gem è scomparso. Io ho avuto un mancamento. E poi non si è più parlato di Gem, non si è più parlato di niente. Cioè, un personaggio morto è morto, basta. Cioè, è stato soltanto accennato, però poi non è stato più citato, non ne hanno parlato. E io tipo, no. È un personaggio tanto bello, tanto complesso, tanto amabile, perché è amabile. Cioè, me l'avete fatto morire da cani e per giunta poi non date un giusto peso alla sua morte, che poi alla fine non è morto veramente. È diventato un fratello silente e poi alla fine si sposa di nuovo con Tessa. Quindi vabbè, che poi il fratello silente c'è, la parte in cui alla fine stanno lottando contro Mortimer e arriva lui da fratello silente, si mette in mezzo e tipo, è lui, è vivo! Non sapete i pianti di gioia che ho fatto? Erano le 3 di notte forse, io stavo per urlare. Perché ero contentissima che lui fosse vivo, seppur in quel modo ero contentissima. E poi mi era piaciuto molto comunque il fattore che, nonostante Will amasse Tessa e Gemma amasse Tessa, loro due comunque continuavano a avere quel legame così forte, non a caso sono parabatai, però una cosa meravigliosa che ognuno, cioè, a prescindere. Will che non voleva lasciare Gemma da solo, però va sotto obbligo, tra virgolette, di Gem a cercare Tessa. E poi ci sono tutta una serie di scene che comunque, cavolo, giusto per non dire altro. Cioè io volevo essere Tessa in quel momento, ma penso chiunque. A parte che la cosa che non ho apprezzato per niente, e sottolineo per niente della storia, è il modo in cui alla scoperta del fatto che Gem fosse morto, che l'ha detto Will nel momento in cui arriva da Tessa quando era stata rapita, e fanno sesso. Sono stati 3 libri, 3 fottutissimi libri in cui potevi farlo tranquillamente, senza che nessuno ti rompesse le scatole. E tu me lo vai a fare quando il tuo futuro fidanzato, o meglio il futuro marito, è morto. Complimenti. Veramente. Facciamo un applauso. E non mi è piaciuta come cosa. Cioè, l'ho trovata veramente poco. Non lo so. Mi ha lasciato veramente di stucco e che un po' innervosita, diciamo, da questa situazione. Non mi è piaciuto molto il comportamento, ecco. Però niente di particolare. Il finale della principessa che mi ha lasciato praticamente sconvolta, ovvero del fatto che lei comunque fosse figlia di uno Shadow Hunter e di un demone. Che poi uno Shadow Hunter perché la madre non aveva i marchi, di conseguenza ha partorito la figlia sana e salva. Nonostante questo però c'aveva un ciondolo con l'anima dell'angelo che poi alla fine gli ha parato il culo, diciamocelo. E per tutto il tempo alla fine per sconfiggere il cattivo e cioè io tipo what the fuck?
C'era un piano così tanto ben organizzato che nemmeno Mignolo l'avrebbe mai fatta una cosa del genere. Era una battuta bruttissima e parlavo del prof, il Mignolo col prof, se non si fosse capito. E dicevo, quindi un finale veramente pazzesco di una storia architettata in maniera ancestrale praticamente. Giusto per rimanere in tema di angeli, e la fine con le tavole in più, con il matrimonio, diciamo, è stato pazzesco, mi è piaciuto un sacco, bello, bello, bello. Il matrimonio tra Gemma e Tessa è stata una cosa meravigliosa. Quando c'è Will che scopre di essere, diventare padre anche. Pazzesco. Diciamo che ci sono delle scene che veramente, veramente, se fossero state totalmente fatte in questo modo, avrei pianto un sacco. Cioè la morte di Gem, vederlo così disegnato, un conto nella mia testa e un conto invece disegnato, sarei morta praticamente. Sarei morta dal dolore. Però comunque, tutto sommato. Quindi, grandi spoiler, diciamo, sono principalmente questi, oltre che Will praticamente tiene lontano tutti facendo il finto bad boy che si va a ubriacare la sera e si fa 3.000 donne, caspita, la sifilide di demoniaca, me ne stavo dimenticando, è stata una genialata che l'ha detto sin dal primo libro e poi alla fine effettivamente qualcuno ne soffriva, cioè io tipo, sei un veggente e basta. Comunque, Will che praticamente alla fine faceva il bad boy di turno perché era terrorizzato che fosse maledetto da un demone e tipo cosa? E poi le tempistiche sono fantastiche. Nel momento in cui Gem chiede a Tessa di diventare sua fidanzata, sposa e quant'altro, Will scopre che automaticamente non ha nessuna maledizione grazie a Magnus. Magnus, ma quanto è bello, fantastico, l'ho amato. Anche se a tratti, diciamo che non mi è piaciuto tantissimo come personaggio, perché è un po' di contorno, però penso che The Mortal Instrument sarà il mio personaggio preferito. E poi alla fine va da Tessa e gli confessa il suo amore, spassionato proprio, nel momento in cui lei praticamente è promessa sposa al suo migliore amico. E tipo, soggetto! E quindi diciamo che le tempistiche anche della Claire mi hanno fatto morire, cioè, fantastiche veramente. Non me lo sarei mai immaginata. Ottimo. Quindi, detto ciò, anche parte spoiler terminata, vi ringrazio per essere rimasti qui con me in questo video. Se vi va di lasciare un like, di attivare la campanellina e di seguirmi, vi lascio il link in descrizione per tutti quanti i miei canali social. Vi ringrazio ancora, alla prossima. Ciao!